Oggi incontro Orazio Pagani, che ormai tutti definiscono il re dell'arte nell'automobile. Sono nel Museo Pagani, dove tutto è personalizzato, nei minimi dettagli, persino il bicchiere di acqua con cui bevi. Siamo immersi nei campi. Hanno appena tagliato il grano. L'eleganza nei dettagli. E qui una Pagani. Le macchine più desiderate al mondo. La cura dei dettagli la vedi anche in un semplice bicchiere. Un bicchiere pieno d'acqua. La forma diversa, quasi come uno specchietto di un'automobile, come un occhio, come lo specchio della Pagani. Pagani, la storia di un sogno che inizia in una pampa argentina dove nasce Orazio. Da piccolo costruisce in legno e balsa dei modellini, una minimoto, un buggy, e comincia a lavorare nel mondo dell'automobile, costruisce una Formula 2 e va avanti. Una Formula 3, arriva alla Lamborghini, collabora al design della Countach, lavora alla Diablo, poi finisce per mettersi in proprio Modena Design, lavora per Ferrari, per tantissimi marchi, e finalmente il primo sogno, 1999, la Pagani Zonda a Ginevra, al Motor Show. Pagani Zonda, Pagani Roadster, Zonda, Roadster 5, Zonda, Huayra.
Orazio da giovane, Leonardo da Vinci, Orazio oggi. Vedi, ci sono persone che arrivano e dicono wow. Ti devi rendere conto che sei un idolo. Sono uno che lavora. Sei solo uno che lavora? Tanto. Un artigiano? Un buon artigiano, sì. Ancora sì. Ecco, allora, oggi quando ho detto con qualche amico vado a intervistare Orazio Pagani, mi hanno detto tu stai andando a intervistare il mito di oggi del mondo dell'automobile, perché ciò che tu hai fatto è nella storia come Ferrari. Te ne rendi conto o no? Beh, diciamo, ho sempre sognato fare questo, ci ho lavorato tanto, probabilmente non sapevo che quello che abbiamo fatto, perché poi sono partito, posso dire io, però dopo dico abbiamo, perché poi alla fine è un lavoro di team quello che facciamo, sì, è a un livello alto. Mio padre, che faceva il fornaio, diceva il vero cliente non è quello che viene la prima volta, ma quello che torna. Allora, quando tu vedi che i clienti che comprano queste macchine che costano poi uno sproposito e torna, che poi non sono nemmeno delle macchine che tu puoi portare i bimbi, sono un po' inutili, no? Come anche un quadro, una scultura. E cioè non è però inutile. Tornano e allora dici stiamo facendo un buon lavoro. E questo succede da più di 20 anni. Cioè tu definisci le tue macchine inutili, ma ne parliamo dopo. Però io sono colpito perché questo è un motorino, una moto che tu hai costruito da quanti anni avevi? Avevo 15. 15 anni. Però io rimango colpito perché tu sei legato alle radici. Cioè, questo motorino ha i pneumatici Pirelli. E oggi le tue Pagani hanno i pneumatici Pirelli. Tu eri fan di Fangio, Fangio correva con la Mercedes e oggi le tue auto hanno il motore Mercedes, anche se speciale, fatto per la Pagani. Quindi tu rimani legato ai sogni del ragazzino e li realizzi. Diciamo, è una bella fortuna questa, quella di aver costruito qualcosa insieme alle persone che, o alle aziende che sono stato da ragazzino, proprio che amavo da ragazzo. SKF, Pirelli, cioè Pirelli per me è una cosa incredibile, Mercedes. Tu pensa che quando avevo forse 14-15 anni, nel 68, perciò avevo 13 anni, di fronte a casa mia c'era un industriale ed era l'unico che si poteva permettere una Mercedes, perché da noi non c'erano quelle macchine lì, se non proprio delle persone molto molto... Tu eri in Argentina? Stiamo parlando dell'Argentina, sì. Sì, ma in mezzo alla Pampa. Alla Pampa? In mezzo alla Pampa, sì. In una piccola città che si chiama Casilda. E allora io andavo da questa signora, la moglie di questo industriale, e le dicevo se mi faceva vedere la Mercedes. E lei, che mi capiva, perché lei anche lei era una pittrice, faceva delle sculture, perciò capiva quelle che erano le mie passioni, mi apriva il garage. E io aprivo e chiudevo la porta 100 volte e sentivo questo sound della porta della Mercedes che si chiudeva, no? E lei mi diceva, vuoi che te la metti in moto? No, io voglio sentire, voglio vedere com'è fatta la carrozzeria, perché la mia passione era la carrozzeria. E lei poi, quando andavo via, mi guardava un po', diciamo, questo ragazzino qua, chissà perché. E oggi sapere che questa passione enorme per la Mercedes ci ha permesso di avere già da 25 anni un rapporto molto molto solido con loro, di avere un motore che viene fabbricato da loro per noi, è sicuramente un privilegio e anche una grande responsabilità. Questo è la... Tu hai costruito una macchina di Formula 3, giusto? Sì, questa era una macchina, si chiamava, la Formula era 2 argentina, era la formula più importante che c'era a ruote scoperte in Argentina. E la macchina ha fatto il suo debutto quando avevo, credo, 23 anni più o meno, nel team Renault, anche col numero 1. Però no, in realtà non ero molto interessato alle macchine da corsa, se non appunto perché era l'unica cosa che potevo costruire, perché costruire una macchina
stradale molto molto più difficile, forse 50 volte più difficile. E perciò abbiamo fatto questa macchina, l'ho disegnata lavorando alla sera, perché di giorno dovevo fare delle altre cose per guadagnare un po' di soldi per andare avanti. E alla sera poi ho fatto il progetto e poi con un gruppo di amici l'abbiamo costruita, ma penso il 70% dei pezzi l'ho fatto con le mie mani, perché ecco, questo è quello che è importante, che suggerisco anche agli altri, insegnarli alle mani a lavorare, perché quando tu l'hai insegnato alle tue mani a lavorare ti puoi arrangiare ovunque. Tu pensa che quando sono arrivato in Italia nel 1983 teoricamente dovevo avere un lavoro a Lamborghini, che poi è saltato. E il fatto di aver imparato a fare le cose, allora prima sono andato a lavorare a un vivaio, ho piantato 1500 Leylandi, poi sono andato a lavorare come saldatore dell'acciaio inox, finché 4 mesi dopo sono entrato in Lamborghini come operaio di terzo livello. Se non avessi saputo lavorare con le mani, forse non mi prendevano neanche. Perciò io suggerisco a tutti di insegnare alle mani a lavorare, anche a fare i lavori da casa, però insegnare alle mani a fare qualcosa. Vieni. Allora, tu rimani anche folgorato da Leonardo da Vinci, difatti là è il code, all'interno c'hai Leonardo da Vinci, il quale parlava di arte. Ti racconto, se vuoi, la storia. Raccontala. Sì, sì, sì. E allora, in una rivista, un mensile che veniva editato in Argentina, ma poi l'ho comprato anche in Italia, Selezione del Reader Digest, sì, era un piccolo giornalino che parlava di tante cose diverse, argomenti più vari, no? Era bello perché in 2 pagine imparavi comunque qualcosa. E molto filoamericano, però c'erano comunque degli articoli veramente belli. E c'era un articolo che parlava di Leonardo da Vinci. La cosa che mi colpì era che Leonardo, questa sentenza di Leonardo, che l'arte e la scienza sono 2 discipline che possono camminare mano nella mano. Allora, io ero giovanissimo, però avevo una forte passione per le materie artistiche e una grande curiosità per le materie scientifiche. Perciò, quando pensavo che cosa farò da grande, farò il designer, farò l'ingegnere, ecco, dopo di aver letto questo, si è aperto così la porta del mondo che volevo camminare, e cercando di fare entrambe le cose. Cioè, ho pensato, ma se Leonardo ha fatto tutto quello che ha fatto, e sembra che quello che si conosce sia la metà di quello che ha fatto, perché tanta roba è stata, tanti libri, tante scritte, tante cose, disegni, sono stati buttati via, e perché io non posso fare una 10.000esima parte in tempi moderni di quello che ha fatto lui. Perciò questo è stato un'ispirazione, un mentore che ancora continua a esserlo, ogni giorno. Vieni, ti voglio far vedere, a parte che qui abbiamo già... Questi l'hai visto? Questi sono quelli a cui forse ci tengo di più, perché sono stati fatti fra i 12-13 anni. Tu intagliavi modellini. Sì. Ma la cosa che mi stupisce è che tu hai raccontato che, ok, tu fai questi modellini utilizzando legno di balsa, utilizzando il metallo delle scatole, come fanno i bambini, ma che i tuoi amici non ti prendevano per pazzo. Cioè, no. È la cosa, no, stranissima. No, i miei amici lo prendevano molto sul serio, proprio da sempre. Infatti quando loro mi dicevano... E a un certo punto magari andavamo a giocare pallone, perché non è che ero sempre chiuso in casa, attenzione, facevo la vita che fanno tutti i ragazzi, mi piaceva anche organizzare, ero il capitano della squadra di calcio, facevo tutto quello che facevano gli altri. Però a un certo punto, quando si cominciava a perdere il tempo, io dicevo vado a fare le mie macchine a disegnare, e loro l'hanno preso sempre sul serio, anzi io li invitavo, ad esempio quando ho fatto questo, io lo dicevo, questo qua sarà per il Salone di Torino, ad esempio, e loro venivano a vedere il modellino con ammirazione. E sono dei ragazzi che ancora oggi sono miei amici, e ancora oggi c'è un rapporto fortissimo, e hanno visto tutto il percorso, e io devo ringraziare loro che mi hanno anche... che hanno creduto in quello che stavo facendo, perché mio papà ad esempio non credeva mica in queste cose qua, però loro sì, sono stati veramente
veramente in gamba. Però vedi, tu, tuo papà faceva nutrimento per il corpo, tu fai nutrimento per l'anima. Sì, mio padre è stato un grande uomo, una persona molto saggia, e un grande lavoratore, un grande esempio per la famiglia. E diciamo che nella terra di Modena, cioè nella Motor Valley, abbiamo i brand più incredibili, Maserati che ha più di 100 anni, Ferrari, il Mito, la Lamborghini, insomma, credo che tutti facciamo macchine inutili, però tutti facciamo delle macchine che riescono a emozionare, perciò come dicevi tu probabilmente l'emozione, sicuramente l'emozione è un alimento per l'animo, come lo stress è il contrario. Esatto. Guarda, poi arriveremo a questi capolavori, queste cose incredibili che ha realizzato, però mi colpisce questo giornale. Quiero ser el mejor auto del mundo. Voglio fare la miglior auto del mondo. Quanti anni avevi? Ma lì avevo 27 anni. Però diciamo che è una... oggi certamente non lo direi mai una cosa del genere. Però quando sono arrivato alla Lamborghini, che dovevo avere il lavoro e poi il lavoro non l'avevo più, perché la situazione era una situazione critica e il lavoro non c'era, e io ero in Italia con una moglie di 19 anni, due valigie, niente, solo quello avevamo, hai capito? E due biciclette, che una è là, che la conservo ancora. E sono andato a parlare con l'ingegnere Alfieri e gli ho detto: guardi ingegnere, lei mi faccia pulire per terra, però se ricordi che sono venuto a fare la più bella macchina del mondo. Lui ha sorriso, logicamente lui aveva anche un minimo di responsabilità, sentiva una responsabilità, anche se lui mi aveva scritto dicendo che il lavoro purtroppo non c'era più, che dovevo aspettare tempi migliori. Però dopo questo ho chiamato per telefono alcune settimane dopo e mi hanno detto: sì, c'è un lavoro ma come operaio di terzo livello. Io l'ho detto: beh, va benissimo. Cioè, e pensa che ho rinunciato a lavorare nel reparto corsa di Ferrari. Perché? Perché le macchine da corsa non mi interessavano più. Infatti potevo lavorare insieme a Mauro Forghieri, che era per me anche un mito e credo anche per la maggior parte delle persone che amano le macchine e amano la Ferrari. Però io volevo lavorare sulle macchine stradali, volevo disegnare le macchine stradali. E quando disse all'ingegnere Forghieri che volevo disegnare le Ferrari, lui mi ha detto: ma guarda che le Ferrari le disegna Pininfarina, giustamente. Invece in Lamborghini dopo ho trovato che magari c'era lo spazio per poter crescere, anche se non c'era un centro stile, perché anche in Ferrari le macchine, anche in Lamborghini venivano disegnate a Torino, Bertone, Gandini, insomma, questi designer. Però mi è sembrato che quella poteva essere la strada. Ma tu hai fatto qualche disegno? La Kunta Celle Diablo, hai contribuito al design? Io ho fatto il disegno della Kunta Anniversary, io ho lavorato nel progetto della Diablo e anche nel progetto del Jeep dell'LM. Sì. Oltre alla Kunta Evolution, che è questa macchina che aveva il telaio e materiali compositi. Questi sono tutti i progetti, diciamo, dove ci ho lavorato. Ho lavorato sulla P140, che poi diventò la Gallardo. Quella lì doveva essere la macchina del 30° anniversario della Lamborghini. Insomma, è stato un bellissimo periodo, partendo praticamente dal livello più basso. È stato un bellissimo periodo e devo ringraziare molto la Lamborghini, l'opportunità, insomma, che mi ha dato. C'è una lettera, devo cercare una lettera che ti ha fatto Fangio. Juan Manuel Fangio ti fa una lettera di raccomandazioni per Enzo Ferrari. Primo, dove hai conosciuto Juan Manuel Fangio? Fangio l'ho conosciuto in Argentina, l'ho visto nell'82, mi sembra era, sì, nell'82, grazie a Oreste Berta, che era un progettista molto interessante, molto bravo dell'Argentina. Fangio era un idolo per noi argentini, ma credo che anche un po' visto un po' per tutto il mondo. Prima vincere 5 campionati, esatto, del mondo, ma sì. Poi l'eleganza. Sì, esatto, era un uomo di una grande classe, di una grande umiltà. Quando lui ti vedeva, si credeva in te, vedeva anche il tuo futuro. E lui è stato
gentilissimo e coraggioso in aver fatto questa lettera di raccomandazione. Sì, ma tu come ti sei presentato, Fanzo? Buongiorno, sono Orazio. No, sempre attraverso questo progettista argentino, che anche lui faceva le macchine come le mie, ma lui faceva quelle che vincevano. E grazie a lui ho conosciuto Fangio e grazie anche a quella macchina di Formula 2 che lui l'ha vista e niente, questo è stato un po' l'inizio di questa amicizia incredibile, bella, è una gran bella persona. E lui ti ha detto, cioè lui ha visto in te, in che cosa, negli occhi, in che cosa ha visto in te? Ma in realtà, intanto ero stato... c'era stato Oreste Berta, che era una persona molto credibile in Argentina, che l'aveva parlato di me. Poi ha visto i lavori che avevo fatto. In realtà, guardandoci oggi, se mi arriva un ragazzo di 26 anni con un curriculum come quello che avevo ai tempi, avevo fatto roulotte, camper, macchine agricole, la Formula 2, la bicicletta, la moto, la prima macchina che ho fatto che circolava, fatta con dei rotami, avevo 17 anni, probabilmente se mi arrivasse anche a me un ragazzo oggi così, certamente che lo abbraccio e lo metto subito al lavoro. Perciò ha visto questo e le ho raccontato quello che era il mio sogno. E lui si è incuriosito di perché non volevo più lavorare con le macchine da corsa, quando invece era l'esperienza più importante che avevo fatto. Perciò avevo la convinzione di disegnare questo tipo di macchina. Cioè, questa è stata la mia passione da piccolo. Macchine stradali, questo tipo di macchine. Scusa Orazio, ma questa tu chiami una macchina stradale? Cioè questa è una macchina secondo te? Questa è una scultura. Cioè tu questa non la puoi chiamare macchina stradale. Vabbè, però va per la strada, cioè la grande difficoltà è che va per la strada. Perciò... Sì, la grande difficoltà è farla collaudare, una macchina del genere. Omologarla e tutto. Cioè oggi bisogna fare circa 1 milione di chilometri per quando uno fa un progetto nuovo. Perciò la Guaira... Qua non avevamo i soldi per farne tante, però ne abbiamo fatto questa macchina a 550.000 chilometri, infatti la chiamiamo la nonna. E oggi però la Guaira, ad esempio, o la nuova che stiamo facendo, sono macchine su cui devi fare veramente migliaia, sono oggetti molto pericolosi, perciò devi lavorare tanto sulla sicurezza, poi si conformano agli standard più alti a livello mondiale, noi omologhiamo secondo gli standard americani per la sicurezza, e secondo il CARB, ovvero California, per l'inquinamento. Perciò le normative più severe in assoluto. Ma un cliente, poi parleremo di clienti, di come li tratti, ma un cliente che acquista una macchina del genere, una di queste auto, che hanno un valore minimo dai 2 milioni di euro ai 10 milioni, ma le usano? Allora... Perché io avrei paura di usarla. Beh, invece, ok, alcuni le usano molto. Abbiamo un cliente svizzero che è venuto a fare tagliando settimana scorsa, ha fatto 67.000 km in un anno e mezzo, cioè tantissimo. E un cliente italiano con una macchina che c'è un pochettino più avanti l'ha comprata da noi che aveva 10.000 km, noi l'abbiamo ricomprata con 118.000 km per tenere nel museo perché era la prima di una serie. È una macchina che per noi è stata abbastanza importante nella nostra piccola storia. Ci sono quelli che invece le tengono lì, le guardano. No, sai perché? Io rimasi colpito, Orazio, perché mi hanno raccontato che uno comprò una Miura, poi non la mise mai in moto. Stava creandosi un edificio molto bello, con la gru la fece portare nel salotto, depositare lì, e la macchina è là. Chilometri zero mai messi in moto come scultura nella casa. Allora, noi abbiamo una situazione simile, un cliente di Hong Kong e aveva 4 macchine chilometri zero e queste macchine erano nel giardino, aveva costruito una sorta di serra dove dalla sala da pranzo le vedeva 5-6 anni fa, non ricordo più o meno quando, e andammo a fare un raduno in Asia e io portai una mia macchina e andai personalmente a fare questo raduno. Allora hanno cominciato a dirle a questo signore, senti ma viene Pagani, lui si porta una macchina e tu non parteciperai al raduno. Allora lui tirò fuori questa macchina che era una Sonda F, fece quel
1000 chilometri che abbiamo fatto in questo raduno, però poi ne comprò una 0 chilometri per averla dentro la sua collezione. È stata l'ultima, cioè, quello forse è esagerato, però anch'io ho delle macchine 0 chilometro. Ah sì? Sì, sì. L'ultima, la Huayra R, è una macchina da pista, chilometri zero. Poi c'ho anche una Porsche 935 che è sempre da pista, e aspetta, anche lei chilometri zero. Fermati, guarda. Allora, io vedo che appena io ho visto una Pagani, immediatamente sono rimasto colpito dal tubo di scappamento e dal cerchio che c'è attorno. E ho scoperto che all'interno quelle persone che lavorano qui, i tuoi collaboratori, hanno tutti una maglietta, e questo in pratica è l'identificativo della Adesso Pagani. Adesso sì, quasi sì. Cioè, la gente prima ridevano perché dicevano è la macchina di Batman, però adesso è proprio un elemento molto caratteristico, è vero? Sì, sì. Ecco, ma come... Lei, allora, te lo racconto com'è nato. Una cornice simile c'era in un altoparlante dell'Aiwa che avevo in camera. Oh, l'Aiwa. L'Aiwa era in teoria la sottomarca della Sony, ma a me piaceva di più perché aveva un design bellissimo. Sì, infatti, c'era una cornice molto simile a questa. E poi, qua, invece, com'è nata questa idea? Hai presente quelle mitragliette della Seconda Guerra Mondiale? Quello sì, che gira, che girano così, non so come si chiamerà. Beh, in un certo senso queste sono mitraglie, perché esatto, mitragliano... E allora, io però ho visto quello e mi sono immaginato i quattro scarichi all'interno dell'anella e ho detto che tanto quello che esce dal motore Mercedes è musica, perché ama il motore, no? Certo. Perciò ho immaginato appunto la musica che usciva dalla cornice. Ecco, senza, non ci sono altre storie, quella lì. A proposito di musica, tu hai dietro gli altoparlanti, cioè dietro il sedile hai due altoparlanti. Ci sono due lì e due là, adesso nelle nuove macchine ce ne sono anche di più, 6, 7, 8. Ma quale musica ti piace? Quale musica mi piace ascoltare? Un po' tutta la musica, amo la musica, allora... E mi piace molto tutta la musica latinoamericana, dal tango alla musica latina. Quando sono arrivato in Italia ho cominciato a ascoltare tutti i cantanti italiani, perché se tu ascolti la musica italiana ti fai un'idea della storia. Perciò sono diventato anche amico di Renato Zero, di Eros. E mi piace molto la musica, ma mi piace la musica in generale, proprio... Ogni tipo di musica mi piace, vivo ascoltando la musica, secondo lo stato d'animo ascolto uno là, però Christopher Cross, James Taylor, Pink Floyd, i Beatles logicamente, e la musica italiana in generale. Roadster. Allora, questa è la Zonta R. Cos'è? È una macchina da corsa questa? Questa è una macchina per la pista. Sì. E non è mi piace perché dico da corsa e tu precisi, perché tu non vuoi avere nulla a che vedere con le corse. No, perché la corsa è una... vai a correre con degli altri, questa è una macchina per divertirti in pista, come tipo una Ferrari FXX o una McLaren GTR, insomma questo genere di macchine. E i clienti delle volte vanno anche da soli in pista, ci dicono di portare la macchina, arrivano loro, si divertono, girano anche da soli, poi per quello dico, non è che tendenzialmente vanno a fare delle corse a correre, e credo che con gli altri brand anche lì no, non mi sembra che vadano a correre. E questa è quella che ti dicevo che è chilometri zero. Questa è chilometri zero. Questa è una macchina interessante perché ecco, chi fa il racing ha la possibilità di testare delle soluzioni tecniche, tecnologiche sulle macchine da corsa. Noi, non facendo il racing, utilizziamo questi oggetti anche per testare le nuove soluzioni. Ad esempio, quando è uscita questa macchina aveva le sospensioni, tutte le sospensioni della Huayra, perciò ci ha dato la possibilità di girare in pista. Adesso queste sono gomme stradali, però con delle slick, ovvero con dei carichi laterale, anche con un carico aerodinamico molto più alto, perciò ci ha permesso di validare insomma queste situazioni, queste soluzioni tecniche, anche alcune soluzioni aerodinamiche o materiali le abbiamo provato su questa macchina e poi le abbiamo portato sulla Huayra, sulle macchine stradali. Anche adesso
stiamo testando la Guaira R, che è una macchina simile a questa però sulla base Guaira. Stiamo testando molte soluzioni che poi andranno sulla C10, che è la macchina che uscirà nel 2023. La cosa bella è questa, che non soltanto il design è spettacolare, ma anche il design del motore. Cioè, tu sei partito, Rascio, da la Mercedes, che ti dà un motore AMG, questo credo sia uno dei primi, no? Sì, questo è dal 2005. Fino a quando oggi leggo che, a parte che sono firmati, cioè chi lo ha fatto ha messo la firma. Esatto, uno per uno, sì. Uno per uno. E poi dopo sono... E l'ultimo che è quello che... Allora, questo è Roadster, questo è Coupé Guaira. E l'ultimo è quello che è montato sulla... dalla BC in poi, che invece è solo motore Pagani. Sì, però appunto qui vedo che è firmato Pagani. Cioè tu, pur non facendo i motori, firmi questo spettacolare V12. Perché i motori sono fatti secondo quelle che sono le nostre specifiche e il design, tutta la parte estetica del motore viene anche fatta da noi e poi tutta la parte tecnologia logicamente viene fatta da Mercedes, che è una ditta che ha una storia di 140 anni e devo dire che sono anche, oltre a essere secondo me i più bravi al mondo, sono anche persone straordinarie. Noi lavoriamo molto molto bene con le aziende tedesche. Poi vedi, loro hanno creduto in me, quando hanno creduto in me nel 1993. Sì, perché ad esempio quella lettera che Fangio ha scritto a Ferrari non ha sortito nessun effetto. No, quello non, diciamo che il fatto che loro ci abbiano creduto nel 93, quando insomma non ero nessuno. Ma scusa, come fai tu andare dalla Mercedes e non sei nessuno, come dici tu? E loro ti danno il motore. Ma loro sono poi, hanno mandato delle persone da noi a analizzare il nostro lavoro. E ma tu avevi poi... già una fabbrica grande? No, avevo una fabbrica che eravamo 6-7 persone. E cosa hanno apprezzato? L'artigianalità? Hanno visto quel cofano lì già nel 93 finito come lo vedi tu lì. E quello li ha colpito sicuramente, perché era un pezzo fatto tutto con il carbonio a vista, che era una cosa insolita. Insolita ai tempi, cioè quello si è visto negli ultimi 10 anni, non 30 anni fa. E poi loro ci hanno detto: va bene, ti daremo un motore per fare il primo prototipo, ma non ci hanno detto ti daremo il motore per la produzione. Noi abbiamo lavorato duro, abbiamo avuto questo motore, abbiamo fatto le omologazioni della macchina e dopo si sono convinti che il progetto era un progetto serio, e da lì si è instaurato un rapporto dove il dottor Secce, quando ha lasciato Daimler e Mercedes, che è stato, lui ha ricoperto il doppio ruolo, quel baffone che si vedeva nelle gare di Formula 1. Che poi ha comprato la Formula 1 da Ecclestone. Sì. No, 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 non lui. Ah, un altro. No, sì. E eravamo con i miei figli a Ginevra del 2019 e Adele si è rivolto più ai miei figli che a me, dicendo: avete fatto tutto bene, vi siete mossi con un profilo basso, avete fatto le scelte strategiche giuste, non vi siete lasciati prendere dall'euforia della crescita. E insomma è stato bello sentire da Dieter, che aveva creduto in me anche lui nel 93, quando ancora era un ingegnere della ricerca e sviluppo, non era il CEO di Daimler e di Mercedes. Ma è una leggenda o è vero che tu li hai un po' turlupinati perché hai finto di avere tante persone che lavoravano per te quando sono venuto a fare la visita? Appunto, quando sono venuti, sì. Allora, quando sono venuti eravamo in un capannoncino dietro una casa a Sant'Agata Bolognese, dove c'era l'autoclave, avevamo delle cose belle da vedere, però non c'era una struttura di una casa automobilistica. Stavamo facendo la sede di Via dell'Artigianato, infatti dall'aeroporto li ho portato a vedere subito quella sede, che erano lì solo dei pilastri, però si vedeva un terreno un pelino più grande, a questi due ingegneri, uno esperto in motore e uno esperto in carrozzeria. E poi quando lo portai là, Cristina, mia moglie, aveva comprato dei camici con il logo Modena Design, perché la ditta inizialmente si chiamava Modena Design, e abbiamo chiamato i vicini del quartiere dove c'erano
e c'era il tornitore, cioè, insomma, e a uno l'abbiamo messo nel trapano, un altro l'abbiamo dato una lima per fare un po' di numero, se no non eravamo credibili, ecco. Oh, bisogna arrangiarsi. E certo, Zonda S. Ma entra dentro la nonna. Cioè, ti sembra di essere dentro a un... come a un uovo, come a qualcosa di intimo. Sì, però non è neanche soffocante, no, perché il fatto che abbia il vetro e tutto questo... infatti una delle cose che abbiamo fatto è cercare di farla per una persona abbastanza alta, perché ricordo quando ero in Lambo che le persone molto, molto grosse facevano fatica a starci, certo. Allora ho detto, visto che questa macchina costerà un sacco di soldi, non ce l'ha uno che ha 20 anni e per comprarla, la compreranno delle persone di una certa età e normalmente le persone che hanno soldi di una certa età, una buona parte alla pancia e sono anche un po' grossi. Perciò ecco perché l'abbiamo fatto comoda. Sì. Cioè tu hai pensato a tutti i dettagli anche nella corsa, cioè non solo i dettagli, poi ne vedremo uno che mi ha fatto impazzire, di una piccola rondellina firmata Pagani, che anche nei minimi particolari tu hai firmato, hai... Più che firmato, c'è un lavoro di ricerca, c'è molto lavoro nella ricerca del bello, perché questo è importante, cioè noi, come io sono un italo-argentino, però sono qui, e io credo che quello che uno fa in Italia lo deve fare nel rispetto di una industria che è stata straordinaria ai tempi, degli artisti incredibili che abbiamo avuto, del Rinascimento, e lo dobbiamo fare nel rispetto degli stilisti che abbiamo oggi, cioè gli stilisti nel mondo della moda sono i migliori. Insomma, c'è una tradizione importante, perciò il fatto di impegnarsi nel fare una cosa bella, curata, ricercata dal punto di vista dei dettagli, è un obbligo che abbiamo, non è un... cioè è qualcosa che è fondamentale, deve far parte del nostro DNA. È bello perché tu i quadranti, io li chiamo quadranti, in realtà sono gli strumenti, li fai come se fossero degli orologi. Mm-hmm. I quadranti di orologi. È perché in un quadrante un orologio, che è una roba piccolina così, okay? C'è tanto, tanto lavoro anche lì, perciò questo è appena un po' più grande, non grandissimo, perché nelle nostre macchine si deve vedere il quadrante, si deve vedere tramite il centro, il volante, perché dopo tutto si muove, insomma, insieme al volante, va su e giù insieme al volante, vedi tutto, vedi. Avanti, indietro, insomma, perciò non può essere fisso, almeno nella nostra macchina, non è, perciò deve essere piccolino. Il fatto che sia piccolo ti obbliga a farlo un po', diciamo così, ricercato. Però tu non porti orologi. E non porto l'orologio, ogni tanto però lo prendo. Ma perché? Secondo il mio stato d'animo. Perché tu hai, secondo me, una concezione del tempo. Io sono affascinato dal tempo, che secondo me è una trappola, non esiste. È una trappola il tempo. Ah, ho ragione. Assolutamente. E purtroppo corre troppo in fretta. Leonardo diceva che il tempo è la cosa che corre più in fretta. Sì. Perciò meno lo guardi, meglio è. Ma non hai la sensazione che ultimamente il tempo sia accelerato? Il mondo si è accelerato, perché tutti viviamo in una corsa, nella corsa, secondo me, è stupida dell'ansia. Hai capito? In una corsa che porta all'ansia. E tutti vogliamo essere informati delle cose che succedono, si apre il telefono per vedere continuamente le notizie, le cavolate che ti cercano di vendere. Cioè oggi, secondo me, la cosa che vedo molto negativa, soprattutto anche per i giovani, è che viviamo alla ricerca della informazione, anziché alla ricerca della conoscenza. Cioè tu non è che devi essere informato tutti i giorni di quanto
ti hanno ammassato la moglie o quanti hanno, cioè non è che sei, devi essere per forza informato di tutte le sfighe che succedono nel pianeta. Cosa ti serve? Perché tutti i giorni dobbiamo sapere cosa, quanta gente è morta di Covid? Diciamolo una volta alla settimana, ormai la morte di Covid è diventata una cosa talmente naturale che se uno muore di Covid non te ne accorgi neanche, sembra che se in guerra hanno ucciso qualcuno e dice vabbè, è uno dei tanti. Invece secondo me tutto dovrebbe essere dosato nel modo giusto, è un modo sbagliato di fare. Io da febbraio dell'anno scorso, marzo, non guardo più nessun telegiornale e ho spento la TV. Giusto, io sono d'accordo con te. Perché hai ragione tu, la conoscenza. E la conoscenza la fai in maniera diretta. Le informazioni mi arrivano tramite WhatsApp, tramite Telegram. E le informazioni sono informazioni che ti arrivano e ti dicono quello che ti vogliono dire loro per venderti qualcosa. Certo. Cioè, normalmente, poi qualche caso c'è di... Poi c'è questa frenesia, perciò anche credo che nel mondo della comunicazione, chi fa comunicazione tutti i giorni deve scrivere qualcosa. Perciò se non ha niente da scrivere, se lo inventa. Ma soprattutto deve scrivere negatività. Esatto. Perché good news, no news. Certo. Ma se tu guardi il programma d'arte, o ti vai a cercare il canale, sì. Sky Arte, sì. Ad esempio, oppure se c'è un canale d'arte, c'è un programma d'arte, c'è a mezzanotte. Certo. Non c'è alle 8, hai capito? Alle 8 ti devono far vedere tutto il sangue che cola dalla televisione. Io mi ricordo che quando il Gossip si occupò di Pavarotti, io lavoravo con lui, lui mi disse, io ho debuttato, ho avuto la prima pagina, uno dei giornali, per la storia che stava avendo con Nicoletta. E dice, io ho fatto delle cose incredibili nel mondo, ma il fatto che io mi innamori di una ragazza fa più notizia di tutto quello che io ho fatto. Non c'è dubbio. Questa è la mediocrità. Da cui tu scappi facendo delle cose incredibili come queste. È preoccupante per le persone giovani. Molto. Molto, molto preoccupante. I ragazzi sono. I ragazzi, adesso addirittura da bambini, permettono il contatto fisico, che è la cosa più bella dei bambini, giocare, stare insieme. Un bambino è stato espulso dalla scuola perché ha abbracciato una compagna. Poi la gente non guarda più in faccia gli altri. Sì. Hai capito? Perché così guardi più lo schermo. La faccia delle persone. Ma anche quando parlano, non guardano negli occhi. Non guardano. Se tu non osservi una persona, non capisci che quella persona magari quel giorno potrebbe avere del dolore, della sofferenza, potrebbe avere insomma uno stato anche che richiede una certa comprensione, un avvicinamento. Si guarda attraverso i display del telefono. La mia macchina nuova non avrà nessun display, salvo uno che ci sarà qui dietro, perché ci serve per una questione proprio di collegarsi con CarPlay o piuttosto che le retrocamere. Però sarà tutto digitale, tutto meccanico, tutto analogico. Tutto analogico, certo. Non c'entra niente con quello che stavamo dicendo, però per dirti che ho allergia dei display. Io nella vita mia mai ho acceso un computer, io non so come si usa un computer. Cioè tu continui a disegnare con... Io disegno a mano, non ho mai disegnato. E non ho mai acceso un computer. Non hai mai acceso un computer? Mai acceso un computer. Uso il telefono per le mail perché non ho alternativa, ma non ho mai acceso un computer. E sono felice lo stesso. Capito? Dopo ti farò vedere una cosa. Ok. Che magari allora non hai mai visto. Quadri che hanno fatto? Queste sono delle pitture che hanno fatto degli artisti sudamericani. C'è una scuola molto importante in Sud America di pittori che si sono dedicati all'automobile. Questo è uno dei più bravi. Purtroppo è morto da Covid. Ma questa macchina... Che cos'è? Questa è la Guaira, la prima Guaira che abbiamo presentato ufficialmente nel 2011. Questa è stata la prima. La prima macchina che tu hai presentato al Salone di Ginevra qual è? La,
è là dentro, dopo la vediamo, sì, sì. È stata presentata nel 1999. Invece questo era il progetto della L30, di quella macchina che doveva uscire per il 30° anniversario della Lamborghini. Poi si è fermata per dopo la guerra del Golfo, si fermò tutto, io rimasi senza lavoro. Ho capito. Ma tu rimani senza lavoro, confidi nel fare supercar, arrivi in Italia, c'è il mondo della crisi, addirittura la Lamborghini si converte, fa dei trattori. No, la Lamborghini i trattori le faceva già prima Ferruccio, però poco prima che io arrivasse la situazione era talmente complicata che facevano la rustica della Fiat, la 127 rustica in Lambo, perché era una situazione, cioè dopo la crisi del petrolio è arrivata una situazione. E poi nel 91 si è ripetuto un'altra crisi molto forte dopo la guerra del Golfo. E tu? E io in quel momento lì che lavoravo per la Lamborghini. No, ma tu inizi nella crisi? Sì. Sei folle. O folle o visionario, scegli tu. Fai tu la... Dillo te. Non beh, lo so. Visto che hai avuto successo, secondo me ci vuole un po' di entrambe le cose. Allora, Pagani, le aziende che non investono nella propria terra prima o poi sono destinate alla decadenza. Lo Stato deve contribuire attraverso regole trasparenti e senza burocrazia. Questo è un monito. Tu lavori in Italia, sono sicuro che se andassi a lavorare da altre parti avresti degli sgravi fiscali ben maggiori di quelli che hai in Italia. Perché rimani qui? Perché amo questo posto, l'ho scelto da ragazzo e me lo tengo così com'è. Certamente che dobbiamo cercare di, appunto, di contribuire a semplificare le cose, perché bisogna anche aiutare le persone che iniziano a lavorare. Cioè oggi se un ragazzo decide di mettere un'azienda, in piedi un'azienda, è difficile, è molto difficile in Italia, è molto molto complicato, tutto è molto complicato, e c'è tanta tanta burocrazia, però secondo me c'è adesso almeno sembra una volontà nel cercare di almeno di risolvere una parte di questi problemi. E speriamo per i nostri, per quelli che continueranno, speriamo per i nostri figli, per quelli più giovani e per quelli che hanno spinta. Allora, a me piacerebbe tanto che qua lavorano 170 persone, ok? Che 3-4 ragazzi lasciassero la Pagani per mettersi in proprio, per creare delle aziende. Sarei proprio più che felice. Sai quante volte capita questo? Una volta ogni 3 anni. E non è che perché qua magari stanno benissimo, potrebbero stare meglio anche da un'altra parte, perché manca questa energia, manca questo incentivo a metterti per conto tuo, metterti alla prova e fare qualcosa. Perché se 4 se ne vanno via e creano un'azienda, anche solo con 2 persone, sono già 8 posti di lavoro che hai creato, hai capito? E normalmente le aziende tendono a crescere. Questo, su questo bisogna lavorare, ma bisogna lavorare veramente, non con del bla bla, bisogna lavorare in maniera oggettiva, chiara. Allora, arte e scienza, qui stiamo per entrare in fabbrica e qui c'è l'uomo vetruviano. Se il mondo avesse seguito la visione globale di Leonardo, saremmo in grado oggi di avanzare più armoniosamente. Quanti imperatori e principi sono passati, dei quali non rimane nessun ricordo. Una bella cosa mortale passa, non così una bella cosa dell'arte. Questo è Leonardo. Leonardo ha detto anche un'altra cosa. Il giorno in cui noi tratteremo gli animali come esseri umani, il mondo avrà un altro... Cioè lui era vegetariano, quindi rispettava... Lui era vegetariano, sì, sì. Sì, sì. Lui aveva una certa... Cioè lui non voleva avere i medici. Cioè lo diceva. Allora... suggeriva, consigliava di alimentarsi bene, curare l'anima, ma soprattutto fare una buona alimentazione per evitare di andare dai dottori. Questa era la... È una filosofia anche la questa. La visione che aveva Leonardo, è una filosofia anche quella. Anche però tua. Ci sono anche dei dottori che sono bravi. Certo, però sono... anche tu curi moltissimo l'alimentazione. Sì, cerco di curarla al massimo possibile. Sì. È molto importante, credo. Guarda, allora, qui davanti... a Leonardo ti voglio leggere. Allora, tu devi sapere che io
sono amico di un grande esperto di numerologia caldea. Non so se tu credi nei numeri. Credo? Nei numeri, nella numerologia. No, non ho mai avuto. Allora, ti dico, Orazio Raul Pagani, sei codice 57, karma 3. Il nome Pagani rafforza la data di nascita. Gli ho chiesto di farti un'analisi. 19:10. Dai tuoi numeri lui deduce che tu sei pignolo. A 12 anni per te hai avuto una svolta importante, dice. Sì, assolutamente. Ma lui ha letto la mia storia. No. Lui non sa niente. No, io gli ho solo mandato. Sì. Incredibile. A 39 anni importante. Non so cosa tu abbia fatto a 39 anni. Firma 57 uguale 3 indica perfezioni. 20 anni taglio lama di forbice, cambiamento, un cambiamento a 20 anni. Sei un sognatore, ami la perfezione, sei meticoloso, successo nel lavoro, meno nell'amore, qui credo che abbia perso perché tu con Cristina mi sembra che tu vada. Però con Leonardo da Vinci sei collegato come karma, sei un osservatore, cerchi di unire i puzzle. Fangiolo amava perché vedeva oltre, ambizioso, molto ispirato. Domani, cioè oggi giorno di 12, perfetto per l'intervista, perché è 53, un grande lavoratore, a 66 anni farai l'auto più bella di sempre. Ricordatelo questo, perché 66 uguale 12 come la tua firma. 3 indica perfezione. Se noti, Ferrari uguale 21, Enzo Ferrari uguale 45 come numeri, Orazio Pagani uguale 45 come numeri. A suo modo scriverà la storia. Leonardo da Vinci si avvicina a lui nell'osservazione, nell'unire intuito e cose. La morte di Leonardo da Vinci, karma 5, come lui karma 5, il legame sta nella velocità. Allora, domani intervisti un uomo che scriverà la storia al pari di altri che ho intervistato, Fidel Castro, Pavarotti, Bono. Tu hai gli occhi del bambino, questo è il tuo segreto. Ecco quello che esce dai tuoi numeri. Incredibile, non me lo giri dopo. È fantastico. Porca puttana. Ma porca puttana. Lui è... Speriamo che la macchina, quella... Hai 66. È la macchina nuova. È la macchina nuova? La macchina nuova, sì. Quanti anni hai tu adesso? 65. Quindi, e quando esce la prossima macchina? Quando avrò 66. Quindi la tua macchina nuova sarà La prossima macchina sarà quella più bella di sempre. Probabilmente sembra strano. Speriamo che sia la più bella di sempre. Adesso andiamo a vedere la prima. Gigi, non è che mi porti dell'acqua naturale? Vuoi dell'acqua? No, grazie. Naturale, non fredda. Grazie. Buongiorno, Loredana. Questa è la fabbrica. Allora, tanto per cominciare, cioè in teoria le fabbriche dovrebbero essere fabbriche. Questo sembra essere un atelier. Non si basa un atelier. Questa è una piazza. Una piazza. C'è una piazza, perché all'italiano le piace stare in piazza. Cioè qua ci vorrebbe il bar e tutto quello. Vabbè, il bar non c'è. Ma il bar l'ho visto su. Ci sono i lampi. Sì, su. Però ci vorrebbe il bar col Campari qua. C'è la torre. C'è la torre dell'orologio. Ecco, la torre dell'orologio è chiaramente brandizzato. Brandizzato. Sì, però, sai una cosa? Cosa? Quando stavamo cercando l'orologio, io l'ho detto ai miei figli, dovete cercare una ditta che faccia gli orologi per le chiese, per le torri, per le chiese. Certo. Hanno cominciato a fare una ricerca, sai che hanno trovato un'azienda nella zona di Genova che è del 1400 e qualcosa, cioè all'epoca che Cristoforo Colombo è andato in Argentina, in America, scusami. E questa azienda c'è ancora in piedi, prima facevano delle campane. E poi, quando non so quando c'è stato l'evento dell'orologio, scusa la mia ignoranza, si sono buttati sul mondo dell'orologio. E hanno fatto questo orologio? E loro fanno questo. Adesso mi voglio informare bene, perché è una storia bellissima, una ditta che ha più di 500 anni. E loro hanno... Questo dovrebbe suonare. Ma forse è già suonato, perché ha... Sì, è già suonato, alle 12 un minuto. Che ore sono adesso? Le 12. Questo giorno è un minuto. Le 12? Sì. Quindi il tuo numero, vedi? Abbiamo inquadrato l'orologio col tuo numero. Vedi le coincidenze? Sì, è già suonato. Però vedi le coincidenze? Sì. Ma io credo in queste cose. Io credo nel destino anche. No, fermati. Io credo anche nel destino. Allora. Credo nel destino come punto di partenza. Poi credo che tu devi lavorare molto per farti il tuo. Tu,
Tu credi che questa è l'unica vita e noi veniamo da altre vite e avremo altre vite? Guarda, te lo dico in maniera molto semplice. Nessuno di quelli che se n'è andato è tornato indietro. Sì. Cioè, evidentemente là non si sta così male. Se no ci sarebbe sempre stato un furbo che trovava la strada per tornare indietro. Può tornare con un altro corpo, sì, può tornare essere. Da bambino. Può essere. Cioè, Orazio Pagani... Probabilmente non si sta male neanche là. Allora, Orazio Pagani è un caso che disegna delle macchine, che gli piace la meccanica, che ha una conoscenza tale che lo porta a essere così? Orazio Pagani viene a un buco di memoria con una vita precedente dove faceva determinate cose tipo queste? Non lo so, questo non lo so. So che ho avuto dei mentori straordinari. Ma questi mentori si sono avvicinati a te. Non è da tutti avere un mentore come Juan Manuel Fangio. Non è da tutti andare alla Mercedes, ti guardano negli occhi e guardano una scoia e dicono ok, ti diamo il motore. Non è da tutti. Però vedi, se tu sei una persona consapevole dei tuoi limiti, che questa è una buona virtù, mantiene una certa umiltà, come era Leonardo. Cioè Leonardo, cioè, non è che tutta la gente conosce Leonardo, era estremamente curioso, aveva una stima incredibile per le persone che facevano delle cose e anche per quelli che magari erano più difficili. Michelangelo, cioè lui lo stimava molto a Michelangelo, stimava il talento di Michelangelo. Michelangelo aveva un carattere, un caratteraccio, Leonardo era una persona molto più gradevole, gentile, uno che sapeva animare le feste e tutto, però uno deve prendere sempre questi riferimenti, queste persone e studiarle, cercare di imparare le cose positive e le cose negative che hanno fatto ti devono servire come scuola per non farlo. Capito? Mio padre era un uomo straordinario, però un grande lavoratore, che non ha creduto tanto in quello che io facevo, però probabilmente l'ha fatto per rendermi più forte. Hai capito? Il fatto di che mio padre non abbia creduto in quello che io facevo, anche quando ero piccolo, mi ha reso più. Dopo ho superato quell'ostacolo, perché io lo amavo a mio padre, l'ho stimato, veramente un uomo, anche era un fornaio, ma era un uomo incredibile. Ma tu non puoi essere così legato alle tue radici se non stimi i tuoi genitori. Certo, assolutamente. Sì. Assolutamente. Bisogna... E tua madre cosa faceva? Pianista? Proprio. Mia mamma era una donna bellissima, mia mamma era una donna dolce, era una donna super talentuosa, aveva delle mani che sapeva fare di tutto, perché lei poi non è che eravamo una famiglia ricca, cioè una famiglia normale, perciò avevamo il pane tutti i giorni perché mio padre era un fornaio. Ma perché erano andati emigrati in Argentina? Il mio bisnonno, alla fine dell'Ottocento qua la gente moriva di fame, perciò lui, come tantissimi altri, sono andati in Argentina. Lui era da Piano Gentile, non so se era un interista ai tempi, che forse l'Inter non c'era neanche, però era da Piano e è arrivato, poi ha aperto un forno, ha continuato mio nonno e mio padre, 3 generazioni di fornai, 1130 anni di forno. Non esistono coincidenze. Come hai iniziato la tua carriera da solista? Con l'autoclave. Che è un forno. Il forno col forno. Vedi che non esistono le coincidenze. Questa è stata la nostra prima, la prima macchina che abbiamo presentato al Salone di Ginevra e nel 1999. Però la macchina, il disegno lo avevo completato anche in buona parte del progetto già nel 1993. Solo che come non avevo soldi, ci ho voluto, diciamo, sono voluti 6 anni per costruire tutte le attrezzature e per poter omologarle e poi presentarle al Salone di Ginevra. Ma che impatto ha avuto? Cioè, quando le persone arrivavano al Salone di Ginevra e vedevano questa cosa strana, perché non è che fosse normale vedere un'auto così. Ma è stato bello vedere il dottor Sece, che era già numero uno della Mercedes e anche il presidente della Chrysler, fra i primi a guardare la macchina. Poi è venuto anche Giorgetto Giugiaro, che mi ha detto con che software avevo fatto il progetto di tutta l'apertura della porta. Nessun software, era stata fatta, era stata fatta un po' così. E lui l'ha guardata con molta attenzione. E poi un'altra persona che mi colpì, perché è stato seduto tipo 20 minuti, che era il numero uno della Pininfarina, Ramacciotti,
è stato seduto in una poltroncina, la macchina girava e poi mi ha detto, ci ha fatto i complimenti per la macchina e mi ha detto: la Ferrari non ci lascerebbe fare una macchina così, così. Non è che ha spiegato molto, non ci lascerebbe fare una macchina così, perché evidentemente lo stile allora era molto più tranquillo, no? Oggi la Ferrari fa delle cose veramente spinte, però ai tempi erano macchine molto più eleganti. Sai cosa mi ricorda questa macchina? Io amavo molto le corse, il mio nome Red Ronnie deriva da Ronnie Peterson, che era un pilota di Formula 1, e mi ricordano quei prototipi che correvano. Sì, i prototipi di Gruppo C. Esatto, le Porsche col Golf. Le 917, esatto. Quelle sono la mia passione. La freccia d'argento, queste macchine qui che andavano... Sono la mia ispirazione. Tua ispirazione. Sì, mia ispirazione sono le macchine del Gruppo C, gli orologi della Patek. Sì. Per la precisione, i dettagli, sì. Le barche a riva, certo. Per la tradizione. La barca a riva per il design e soprattutto, vedi. Storia del riva. Ce l'hai un motoscafo riva, sai, sì, una barca a riva? Sì, ce l'ho. C'è un Ariston, che era quello preferito di Carlo. Poi ho avuto un rapporto bellissimo con Carlo Riva dal 2005 fino a che è mancato. Proprio... forse mi vedeva come suo figlio, non lo so, era, o come lui quando era giovane. È stato bellissimo il rapporto con Carlo, proprio incredibile. E poi caccia. Stavo dicendo l'ispirazione della macchina, il caccia, perché nel caccia c'è tutta la tecnologia. A me piace lo Spitfire, cavolo. Quello inglese della seconda guerra mondiale. Sì. Quelle sono stati i miei punti di riferimento. E logicamente anche la Porsche 917, dicevi te, prima della Golf, cioè quella lì. Anche la Ferrari 512. Anche la, sì, la fantastica. Mi hanno fatto adesso sto facendo fare dei dipinti, e l'ultimo che mi hanno fatto è appunto uno di una T4. Bellissimo. T4 o P4? P4. Non torno a ripetere, non dire T perché sono sbagliato. T era per il cambio trasversale. Della P4 della Ferrari. No, mi sono confuso col cambio trasversale di Forghieri, che si chiamava T. Senti, andiamo a vedere la macchina in tre esemplari. Ecco questa qua. O quella là. Quella sono cinque. Non lo so. Io intanto questa, che è il primo approccio che ho avuto con la Pagani, è stata questa sotto il Duomo di Modena. Ah, bravo. Sì, la tricolore. Luigi me l'ha scoperta, perché era già coperta, e solo vedendola... Allora, noi abbiamo fatto 11 anni fa... E quando le frecce tricolore hanno fatto il 50° anniversario, la sonda tricolore. Ed è stata una bella esperienza lavorare con i piloti, con quel gruppo. Come di con gente. I piloti? Sì, perché siamo stati molto molto insieme a loro per imparare, per capire la loro filosofia. È stato un rapporto molto... Cioè, tu per molto fare una macchina vai anche a parlare con i piloti per capire... Cioè, non... Ma non solo con i piloti, devi parlare con i meccanici, quelli che riparano le macchine, gli aerei. È stato molto ispirazionale parlare con loro per la disciplina, perché quando tu fai qualcosa, cioè nella vita, se non hai disciplina non vai da nessuna parte. Perciò la loro disciplina è una disciplina straordinaria, incredibile. Cioè tu pensi che le frecce tricolori volano senza apparecchiatura elettronica, e sono a 50-60 centimetri, un metro, di un aereo dell'altro. Cioè loro volano, si comandano, i comandi sono a voce, ma non hanno apparecchiature elettroniche sofisticate dentro gli aerei. Perciò è una cosa incredibile. Cioè tu pensa quanto devono avere, cioè quanta, come si dice, disciplina, credo che raggruppa tutto. A volare a quella velocità, precisione. A 50 centimetri, cioè un metro è, sì, un metro, roba, ma è non ci credi. E le manovre che fanno, è una cosa... Perciò di essere preparati tutti i giorni a farlo nello stesso modo, hai capito? Non è che fanno... Cioè loro si allenano tutti i santi giorni nel periodo in cui si può volare, non credo che... Forse d'inverno no. Perciò comunque la macchina abbiamo preso molto spunto da quelli che sono i loro valori, la loro idea e anche i punti di stile. Ah, guarda. Tricolore dovunque. Okay. Apri di là.
spettacolare, tricolore. Questo è il nuovo motore e di queste ne avete fatti tre esemplari. Tre esemplari, sì, sì. Ecco, ma che, scusa, ma tre esemplari tu li hai venduti prima ancora di prodotto? Sì, questi sì, anche le altre, per fortuna. Cioè, ma cioè, praticamente tu dici faccio una nuova macchina e hai già tutti gli acquisti. Sì, non è scritto nei libri di storia che sarà così sempre. Al momento è così da tipo una decina d'anni. Però bisogna impegnarsi molto, cioè non bisogna credere che la gente comunque continuerà a venire da noi così, solo perché non è dovuto, ok? Perciò bisogna continuare a lavorare, a continuare a investire in tecnologia e continuare a investire in formazione per fare in modo che questi ragazzi condividano questa passione nel disegnare, nel creare, e coltivare il rispetto nel confronto dei clienti. Insomma, non è una cosa automatica che in futuro sarà così, bisogna guadagnarcelo ogni giorno. Ma questa macchina quanto costa? Quanto è costata? Mi sembra che costa 5 milioni e mezzo più le tasse, più IVA e più questo. Perché li chiami oggetti inutili? È inutile anche un quadro, una scultura, o tante cose sono inutili. Noi amiamo l'inutile. Perché abbiamo 5 paia di scarpe e non abbiamo solo 2? Perché le donne hanno un sacco di borse e potremmo avere una? Tanto non è che una borsa si suppa in un anno o due. E amiamo le cose inutili. E questo è un po' così. Però logicamente è un premio. Cioè, i nostri clienti sono, per la maggior parte, sono delle persone, sono degli industriali, gente che imprenditori, gente che ha fatto fatica, che è partita da zero, per la maggior parte, persone di un profilo molto basso che a un certo punto si regalano questo, si regalano una Lamborghini, si regalano una Ferrari e si regalano anche alcuni, si regalano anche una Pagani, pur costando veramente tanto, tanto, tanto denaro. Beh, questa costa 10-15 volte una Ferrari. Questa costa tanto, sì, è molto costosa, anche troppo. Detto da te. È la verità. Ah, un'altra cosa, che sono rimasto colpito dagli specchietti, perché gli specchietti hanno una forma particolare. E l'occhio, l'ispirazione è l'occhio di una donna. L'occhio di una donna. Di una bella donna, logicamente. Ma sai perché? Perché io amo i particolari dettagli e li noto. Su al bar mi hanno servito un bicchiere d'acqua, dove il bicchiere era fatto uguale agli specchietti. No, era fatto uguale agli scarichi. Agli scarichi? Sì. Non di questa, però di un altro modello che adesso non è qua. Però uguale. Sì, si prende. È un bicchiere ricercato, si è disegnato, non è nato a caso. Ah, è come gli scarichi di questa macchina qua. Là cosa stanno preparando? Una guaira? Qui stanno preparando una guaira per fare i test. E qua abbiamo il gran Vittorio che è un napoletano. Napoletano? Sì, cioè, detto che non... Ciao! Hai detto che non mi rubi il portafoglio. Ciao Vittorio. Gianoretto. I napoletani sono il numero uno. Sai perché? Perché sono come noi argentini, un po', sì, un po' così. Poi loro adesso che Maradona è diventato il loro dio. Cioè per forza. E le chiese adesso c'è Maradona. Però vedi, Maradona è argentino. Maradona cosa fa? Viene in Italia e corona il sogno di un'intera città. Vero. Difatti quando mi hanno detto per chi tifi, per la Juve o per il Napoli, io non tifo calcio, però... Per la Juve è l'abitudine vincere, per Napoli è il sogno, quindi infatti tifo il sogno. E quindi... In un momento storico pure abbastanza impegnativo, negli anni 80, esatto, dagli 80 in poi, dopo il terremoto. Però Napoli l'ha tradito. Maradona è arrivato accolto da tanti ed è andato via da solo. Questo no, però bisognerebbe questo vedere. Questo forse si è tradito un po' da solo. Sì, sì, anche con delle brutte compagnie. Però è difficile. Ecco, come per uno come Maradona... È difficile mantenere il contatto con la realtà, Io l'ho conosciuto e ricordo che poi
parlai, eravamo ad Abu Dhabi, siamo stati 3 giorni in un evento insieme, insomma, c'erano una decina di persone, fra cui c'era anche lui. E tutto il mondo ne andava contro, cioè tutti, ad Abu Dhabi, cioè tu dici ad Abu Dhabi, no? No, tutti le andavano contro. E contro in senso incontro, sì, incontro, volevano parlare con lui, lo volevano toccare, volevano farle delle domande, si volevano fare la foto. È difficile gestire una situazione, immagino, così. Però lui era abbastanza ingestibile dopo la droga. Sì. La droga, prima della droga, quando era in Argentina, era un ragazzo molto in gamba. Se uno guarda anche i primi video, i primi filmati che sono stati fatti da lui, le prime interviste, era un ragazzo veramente umile, semplice. Dopo la droga ti porta fuori strada. Beh, vabbè, io ho avuto a che fare con tanti musicisti, ne ho visti tanti rovinare. Credo che sia il fatto della pressione, il fatto che le persone ritengono che tu sei chissà cosa, tu sai che sei un essere umano, e quindi questo scollamento ti porta a dover cercare delle scappatoie. Cioè, ad esempio, ho conosciuto uno che parte da una pampa argentina e fa una macchina da 5 milioni di euro, e chiaramente è facile perdere la testa, eh? Non penso di no. Io, se non sto bene, mi mangio un pezzo di cioccolata. Sì. La droga maggiore che posso prendere è un pezzo di cioccolata. Non prendo il caffè. Io non prendo il caffè e molto raramente l'alcol. Mai da ragazzo ho preso l'alcol. Su un bicchiere di vino, perché non voglio che ci sia niente che prenda il posto nel mio cervello. Cioè, il mio cervello lo voglio gestire da solo. Invece Leonardo diceva che un bicchiere di vino andava bene, un bicchiere di vino rosso andava bene, 2 no, perché lui diceva che il primo bicchiere va giù e il secondo va su. L'alcol prende il possesso del tuo cervello, non puoi permettere che niente che prendano il possesso del tuo cervello, è una cosa molto tua. Tu vuoi mantenere la lucidità totale, la coscienza? Totale, un po' di follia logicamente ci vuole, un po' di coscienza ci vuole, perché il mondo comunque è un qualcosa di sperimentale, cioè noi, la nostra vita, no? La nostra vita è un lungo esperimento, hai capito? Cioè non c'è niente di solido. Quando magari pensi che tutto è ok, ti ammali, cioè non ci sono certezze, cioè uno deve vivere consapevole che certezze non ci sono. È un po'... adesso forse siamo sotto un tetto, ma se viene un terremoto te lo butta giù. A meno che tu non abbia una casa di legno, come in Giappone. Può darsi. Comunque dicono che la vita è un po' un compromesso. Il compromesso è un ombrello, non è un tetto. L'ho letto da qualche parte, non è mica... Questa è una scultura che abbiamo fatto insieme con la grande Gina Lollobrigida, con una donna incredibile. Lei è stata quella che ha avuto l'idea, ha fatto il disegno iniziale, poi ci siamo divisi il lavoro, io ho fatto la macchina, lei ha fatto la donna. E lavorare con Gina, pensa che Gina ha compiuto il 4 luglio 94 anni, c'ha una lucidità, è perfetta, anche se viene combattuta da tutte le parti in maniera ingiusta, schifosa. Ma okay. Sai che cosa, Orazio? Tu adesso non sei ancora attaccato, ma verrà il giorno in cui sarai attaccato. Perché oggi come oggi non si guarda all'eccellenza, si tenta di guardare alla mediocrità. Per quello che tenti di abbassare l'asticella. Perché tu dici, io non potrò mai fare quello che ha fatto lui. Allora troviamogli dei difetti. Per quello bisogna... Vedi, forse ho parlato troppo, ho parlato dei medici, forse dovevo stare zitto, ho parlato della politica. No. Bisogna... Sì, bisogna stare attento, soprattutto quando si ha un'azienda come questa. Ecco perché io non faccio praticamente vita sociale. Cioè, a me mi invitano dappertutto, ma io sono molto felice di arrivare a casa e stare con la mia famiglia e con i miei 2 cani, che sono delle persone incredibili. Ti guardano agli occhi e tu sai che ti stanno guardando senza un doppio fine, se non quello dell'affetto. Con questo è il mondo. Queste cosa sono? Queste sono tutte macchine clienti? Sì, questa la possiamo riprendere perché è stata in questa è una macchina interessante. Perché? Questo cliente
è un signore argentino che ha una bellissima collezione di macchine. Allora, quando all'inizio degli anni 2000 noi avevamo già fatto la sonda, lui veniva, andava alla Ferrari, andava alla Lamborghini e non veniva alla Pagani. E le volte anche con Froilán González, sai chi era, no? Il primo pilota che ha vinto con una Ferrari. Sì. Sì. Venivano qua in questo club, con questo club Ferrari, e venivano in Italia, non qui da noi. E un altro signore argentino che aveva una Pagani, un giorno le dice: ma perché non ti fai un giro con la Pagani? Ma la Pagani, guarda, e era una Punta dell'Este, le ha dato la chiave della macchina. Cavolo, questo qua ha fatto un giro con la macchina, si vede che le è piaciuta. Quando è venuto in Italia, è venuto da me, Alejandro si chiama, e mi dice: sai che ho sempre snobato le tue macchine. C'è una macchina, c'è uno che si mette a fare una macchina. Ma sì, ma poi uno che vende la Pampa argentina. Sì. Comunque, ho sempre snobato le tue macchine, però mi sono sbagliato. Perciò, da adesso in poi, ogni anno te ne comprerò una. Se non l'ha comprato ogni anno è semplicemente perché non tiriamo fuori un modello nuovo ogni anno. Però da quando mi ha detto questo, ha sempre comprato tutte le nostre macchine. Ma ad esempio... E questa, quella... Ma scusa, cosa succede? Lui compra una macchina, uno viene dice: ok, voglio una Pagani. Ti dice: lo voglio di questo colore, lo voglio di questo colore, voglio l'interno di questo colore. Cioè, ci si lavora insieme, è un processo. Quindi ogni Pagani ha un prototipo unico. Sì, vedi, cioè, non ce n'è una che sia uguale all'altra, è molto raro. Sai, sono macchine molto costose, perciò i clienti vogliono la unicità, vogliono. Questa è una Huayra? Questa è una Huayra Roster VC, sì. Huayra era il dio del vento. Dio del vento, sì, sì. C'era anche un'altra macchina che aveva un nome di vento, la Ghibli. Anche la Ghibli, sì, sì. Però Ghibli forse è un vento da queste parti. No, la Ghibli è un vento africano. Africano, sì. Invece Zonda e Huayra sono dei venti sudamericani. No, Zonda è una pista. È una pista, ma anche un vento... Ah, sì? Sì, è un vento delle Ande. Quindi... Vento cattivissimo. Cioè, tipo sembra una, io sono stato dentro a questa tempesta del Zonda, è come una tempesta nel deserto, cioè che porta, alza le... Ma come mai che hai dato un nome di un vento cattivo? Perché la macchina si doveva chiamare Fangio. Mancando un mese o due alla presentazione, ho detto: ma chiamarla Fangio è una responsabilità, lui è stato così grande. Anche se lui ti aveva dato l'ok. Mi ha dato l'ok. Non so se ma scusa, ma non lo puoi fare Fangio la prossima? E adesso non viene più gestito da lui. Adesso c'è... Non lo so, non ho idea. Dovrei ispirarmi a... Comunque non importa che si chiama Fangio... Tanto è chiamato una Zonda F. Tanto è stata l'ispirazione lui, perciò non importa il nome. Meno. Però quando mancava poco, che ho preso questa decisione, l'ho detto ai miei amici, appunto gli stessi amici che mi seguivano, che mi aiutavano quando ero un ragazzo, gli ho detto: dobbiamo cercare un nome per la macchina. Si sono riuniti tutti e hanno proposto diversi nomi, fra cui c'era Zonda. Alla fine anche fra i preferiti loro c'era Zonda. E è quello che ha detto: chiamiamola Zonda, è il figlio di quella signora che mi apriva e mi chiudeva la porta della Mercedes. Pensa della storia, eh? Tutto è un cerchio. È tutto un cerchio. Sì. La vita è tutta un cerchio. Sì. Allora. Tutti questi pezzi sono tutti ricavati dal pieno. No, ma non c'è. Sì. Voltano? Voltano? Sì. Perché qui c'è scritto Huayra, ma voltalo. Questi sono tutti forellini per bloccarlo sull'attrezzatura, sì, per evitare. Aspetta. Ogni cosa è firmata. Ogni cosa c'è il logo Pagani, addirittura questa piccola vite ha il logo Pagani. Ce ne sono 1400 fra viti e bulloni nella macchina. Escluso il motore. Che sono... Ah, questo te lo porti a casa. Questo te lo porti a casa. Cos'è? Tu leggitelo, dopo te lo guardo. Questo è stato scritto nel 1926-27. Sembra che sia stato scritto oggi. Guardatelo, metti giù quello. Desiderata, prendi con calma, tra il rumore e la fretta, e ricorda quale pace possa esservi nel silenzio. Quando puoi, una delle mie canzoni preferite è The Sound of Silence di Simon e Garfunkel. Per quanto
puoi, senza cedimenti, mantieniti in buoni rapporti con tutti, esponi la tua opinione con tranquilla chiarezza e ascolta gli altri. Pur se noiosi e incolti, hanno anch'essi una loro storia. Evita le persone volgari e prepotenti, costituiscono un tormento per lo spirito. Se insisti nei confronti con gli altri, rischi di diventare borioso e amaro, perché sempre esisteranno individui migliori e peggiori di te. Godi nei tuoi successi e anche nei tuoi progetti. Mantieni interesse per la tua professione, per quanto umile essa costituisce un vero patrimonio nella mutevole fortuna del tempo. Usa prudenza nei tuoi affari, perché il mondo è pieno di inganno. Ma questo non ti renda cieco quando vi è di virtù. Molti sono coloro che perseguono alti ideali, e dovunque la vita è colma di eroismo, sii se stesso. Soprattutto non fingere negli affetti, non ostentare cinismo verso l'amore, perché pur di fronte a qualsiasi delusione e eredità, esso resta perenne come il sempreverde. Accetta docile la saggezza dell'età, lasciando con serenità le cose della giovinezza. Coltiva la forza d'animo per difenderti dalle calamità improvvise, ma non tormentarti con delle fantasie. Molte paure nascono da stanchezza e solitudine. Al di là di una sana disciplina, sii tollerante con te stesso. Tu sei figlio dell'universo, non meno degli alberi e delle stelle, e hai pieno diritto di esistere. E convinto o non convinto che tu ne sia, non v'è dubbio, l'universo si sta evolgendo a dovere. Perciò stai in pace con Dio, qualunque sia il concetto che hai di Lui, e quali che siano i tuoi affanni e aspirazioni nella chiassosa confusione dell'esistenza, mantieniti in pace col tuo spirito. Nonostante i tuoi inganni e travagli e sogni infranti, questo è pur sempre un mondo meraviglioso. Sii prudente, sforzati nell'essere felice. Max Ehrmann, 1927. Hai visto che roba? E come mai oggi ci vogliono mantenere nella paura? L'unica cosa che noi... Tu hai mai avuto paura? Sì. Quando? Anche adesso. Paura di che cosa? Più di prima. Paura di che cosa? Spesso ho delle paure, non lo so se è debolezza o cosa. Ho paura... La cosa che mi fa più paura è la mediocrità, la stupidità. Ma non è paura quella, quella è indisponenza. Sì, lo so, io la sento come una paura. Ma per questo rimani solitario, perché è difficile confrontarti con persone... No, ma ci sono persone semplici, ci sono tante persone belle nel mondo. Cioè non... C'è molta mediocrità, ma ci sono anche delle persone straordinarie, ok? Bisogna frequentare queste, ma non isolarsi. Il mondo bisogna viverlo di fianco e stare alla stessa altezza degli altri, non, né più su né più giù. Bisogna stare alla stessa altezza delle altre persone, guardarle di nuovo. Però è un mondo difficile, perché è pieno di interessi, hai capito? Questo è il grande problema. È pieno strano di... chiederti questo, ma perché le tue macchine sono le più costose al mondo, ma la gente pensa che l'importante sia il denaro e il potere. Molta gente che è molto, conosco gente che è molto ricca, i nostri clienti sono molto ricchi, però la maggior parte di queste persone che è partita da zero e che oggi ha denaro non te lo fa né pesare, e pensano che comunque nella vita ci siano delle cose più importanti del denaro. Cioè, non... Io credo che nei livelli intermedi ci sia questo affanno per il denaro, per il possesso delle cose. Però noi abbiamo la fortuna di avere clienti straordinari, persone che sono veramente incredibili. Comunque il denaro è... Però adesso ti dico una cosa. Leonardo da Vinci diceva: se realizza prima il desiderio dell'uomo saggio che quello dell'uomo ricco, perché la virtù è più importante della ricchezza. Allora, questa frase la puoi utilizzare anche in tanti, interpretare anche in tanti modi, okay? Tu puoi comprare una macchina come questa, una villa, una barca, una bicicletta. Quello che non puoi comprare è l'amore, la salute. Le cose più importanti non si possono comprare, perciò su questo siamo tutti più o meno allo stesso livello. Anche questa è una delle parti giuste del mondo. La reputazione non la puoi comprare. Tu puoi aver fatto delle cose incredibili nella vita e avere una pessima reputazione, ma magari puoi pulire per terra. Se lo fai bene e con passione, potresti avere una
un'ottima reputazione. Che cosa succede qui, Orazio? Parli che dici delle cose di una bellezza incredibile. Qui praticamente stanno assemblando tutta la vettura grezza, cioè la vettura viene assemblata fuori, tutta la vettura grezza, diciamo così, e fanno, controllano che la luce fra le diverse parti, ovvero l'allineamento fra di loro, sia ok. E sono macchine artigianali, perciò su ogni macchina incontrano indubbiamente qualche errore, qualche difetto, perciò c'è un confronto fra di loro e poi procedono, si consultano, utilizzano le mani, ma utilizzano anche tutta la parte intellettuale. Io credo che la chiave del Rinascimento, e in questo lavoro che fanno questi ragazzi ce n'è troppo, sia stata la intellettualità manuale, la mente che pensa, che crea, che soffre, che fatica, che trasmette alle mani, che sono quelle che eseguono. E in questo passaggio fra la mente e le mani c'è un passaggio naturale, che è quello del cuore, che il cuore è quello che le dà forse quel valore aggiunto, quella cosa soggettiva che non si riesce nemmeno a misurare. Tu stai dicendo una cosa fantastica, perché non è il cervello che comanda le mani, ma deve passare attraverso il cuore. Deve passare attraverso il cuore, ma in tutte le cose. E appunto, cioè, se tu vedi un'opera d'arte, o vedi una cosa bella, come fai a quantificare quanta emozione ti dà, a quantificare il valore? Ok, oggi a un quadro gli si dà un valore, ok? Ma chi l'ha fatto? Non l'ha fatto pensando al valore in denaro che avrebbe avuto questo. Ha trasmesso tutto questo, anche in una scultura ce l'hanno fatto. Non era legato al dinero, ma era legato a un sentimento. Più forte è il sentimento dell'artista, ma parlo in qualsiasi, anche il compositore, quello che crea la musica, cioè in qualsiasi, qualsiasi disciplina legata all'arte, e non so se l'ho detto giusto, però non importa. Più è la passione, più è l'amore che tu ci metti, più questo oggetto, questa cosa che hai davanti ti parla, ti racconta, ti dà un messaggio, capito? Tu prima parlavi della musica di Simon & Garfunkel, ancora oggi tu l'ascolti e ancora oggi ti racconta qualcosa. Evidentemente quando la stavano creando si sono impegnati, hanno sofferto, non le veniva, hanno faticato, ecco. Il frutto di tutto questo, vabbè, poi tu lo sai meglio di me, non è che sei diventato Red Ronnie dall'oggi al domani, no. Però ti devo dire questo, un grande come Mozart è morto povero, sepolto in una fossa comune. Van Gogh non ha certo fatto soldi. Quindi la ricerca del denaro probabilmente non porta a creare cose importanti. No, se tu... il denaro ti serve per alcune cose, però se tu lavori per il denaro sei povero in partenza, perché la ricchezza non dipende da quanti soldi tu hai, dipende dall'ambizione che hai. Perché tu potresti essere molto molto ricco ma avere ancora dell'ambizione di avere più denaro. Invece goditi il minuto che stai vivendo con quello che hai, che anche poco è quel che ti basta. Non vado agli eccessi, cioè la povertà è una cosa molto triste, molto brutta, la si è vista anche, si è visto molto anche col Covid, o si vede anche nell'Africa, anche in Argentina e in Brasile, certo. Cioè non voglio dire che il denaro non serve a niente, non voglio essere un demagogo nel dire queste cose, però non è quello che ti dà la gioia. Non compri come diceva Leonardo, non compri le cose più importanti col denaro. Mi porti al forno? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere su le ragazze che lavorano. E poi fra 15-20 minuti mi fai andare a dormire la siesta. Hai capito? Fra 15-20, buongiorno. Fra 15-20 minuti mi fai andare a dormire la siesta. Mi fai andare? A dormire la siesta, cazzo. A dormire la siesta? Ah, no, io hablo un pochino italiano. Spagnolo? No, non è studiato spagnolo, però... mi programma salió en la televisión de Cuba por 5 años. ¿Ah, sí? Y yo imparé el español. ¿Aprendí? En Cuba. Aprendí el español en Cuba.
sai che cosa? Che io ho fatto una lunga intervista a Fidel Castro. La cosa più incredibile è che lui conosceva ogni particolare, lui sapeva quanti erano gli studenti, quali erano le scuole con solo uno studente, in che numero, quanti watt consumava un televisore, e lui personalmente testava i frigoriferi per vedere quanto consumavano, per avere frigoriferi che consumassero meno. E sto parlando di Fidel Castro. Ciao. E adesso sono nell'intervallo. Qui, ecco, qui in questo momento c'è l'intervallo, però... Ciao. Ciao, sei mia sorella. Tua sorella? Sì. Questa è mia sorella. Mia sorella del Marocco. Io sono nato in Argentina e lei è nata nel Marocco. Che cosa fai qui? Laminazioni, lamino. Che cosa? Faccio laminazioni. Ah, laminazione. Cioè, sì. Prende gli stampi, le appoggia il carbonio e crea le forme. Quindi una donna crea l'inizio dell'auto. Sì. Questo cos'è? Il supporto del paraurto? No, questo qua è la copertina freno posteriore. Ah, aspetta, no, fermati. Sì. Ogni macchina ha ogni particolare viene fatto e poi tu firmi le cose che fai. Sì, certo. Quando finisco metto la fiche qua e fermo qua che ho già fatto il tempo, tutto. Sì? E se non fa la brava mi arrabbio. Tu credi veramente nel noi, non nell'io. No, l'io è l'io, il problema d'Italia. Il grande problema d'Italia è l'io. È il grande dramma. Cioè qua non è. Bisogna che ci sia la cultura del noi, del lavorare insieme. Allora, i tedeschi, io li stimo molto, lavoriamo da 25 anni con loro, anche con Bosch, con compagnie grosse. Posso dirti che i nostri ingegneri, i nostri designer, i nostri operai sono bravi quanto loro, qualche volta hanno anche più fantasia. Perché loro sono più efficaci di noi? Perché sanno lavorare in gruppo. Si dicono bisogna andare in questa direzione, vanno tutti in questa direzione. E ci sono alcuni, se tu fai il solista puoi farlo dove ti pare, come vuoi, però in una ditta come questa, ma anche in altre, se bisogna lavorare in gruppo, bisogna avere un grande rispetto per l'altra persona, come i bambini che giocano insieme, non io sono il più bravo, no. Se gioca l'io sono il più bravo, si diventano entrambi più ignoranti, come quando hai mai giocato tennis? No. Allora, il tennis è uno che se tu sei triste e giochi con uno bravo, diventi bravo, hai capito? Tu impari di più giocando con uno bravo che con uno cattivo, ma la vita è anche così. Se il punto di riferimento tuo è un mediocre, diventa più mediocre. Se il tuo punto di riferimento è migliorarti a te stesso, allora fai un salto di qualità, mi sembra. Beh, se sei mediocre ti accontenti. Ciao, Suet. Ciao. Vedi che hai superato un mediocre e quindi per te hai già raggiunto il risultato. È una cosa stupida quella. Comunque i latini in generale siamo tutti un po' egocentrici. Il cliente è il nostro vero datore di lavoro. Consente la nostra crescita e quelle delle nostre famiglie. La famiglia con la F maiuscola. Ecco, qui si vede un po' l'atelier. Sai cosa mi colpisce? Il fatto che qui sotto ci siano piante vere. È pieno di piante vere, eh? Sì. Come se fosse un giardino d'arte. La prossima volta che vieni ti invito a casa mia. Tutto è iniziato con questo. Tutto è iniziato con uno di questi. In realtà è iniziata con quella lì. Quella lì mi ha aiutato tantissimo a fare ricerca. Che cos'è? Quella è un'autoclave che è come un forno con compressione che serve appunto per compattare e cuocere, diciamo così, i materiali compositi, la fibra di carbonio, insomma, i materiali compositi. Però sei stato il primo a crederci. Sono stato fra i primi, sì.
perché vieni che lo guardiamo da dentro questo forno, perché uno si rende conto qui dentro viene cotto, diciamo, i compositi. Quindi poi vengono appoggiati i pezzi sotto vuoto, vengono collegati a questi tubi, vengono montate le termocopie per seguire la cottura del particolare, e stanno lì 2-3 anche 20 ore dentro, e poi viene fatta l'estrazione, che è il lavoro che stanno facendo i ragazzi là. Certo. Sì. Ma tu visto che la storia è bellissima, perché tu l'hai comprata te, cioè tu... Io l'ho comprata perché la Lamborghini non la voleva perché comprare. Perché la Lamborghini diceva, alla Ferrari non ce l'hanno perché dovremmo comprare un'autoclave. Eh sì, è stato coraggioso. Ci vuole un po' di follia nella vita. E hai trovato anche un direttore di banca che ti ha... Che era più pazzo di me, perché mi ha dato 35 milioni di lire e ha creduto. E sono riuscito anche a pagarla. Ci ho messo 5 anni. Sì, però, scusami, ma se io sono un dirigente Lamborghini e un mio dipendente mi consiglia a comprare qualcosa e io come azienda non lo compro, e lui che non è ricco la compra e dice ce l'ho, a questo punto tu gli devi fare tappeti d'oro per come crede in qualcosa, e forse ha ragione. Però dopo, diciamo, allora, grazie al fatto che tutto è successo così. Sono contento che sia successo così, hai capito? Come anche che Dallara non ti abbia aiutato all'inizio? Sono contento. Con che mio padre non mi abbia aiutato, non abbia creduto in me. Va bene così, se no proprio non mi avrebbero reso così, magari, non dico forte perché forte, se sono piccolino, può essere, però non avrebbero creato questo desiderio di lottare, di credere nelle cose. Cioè, sono contento che sia andato così. Andiamo davanti a una tua macchina, ti faccio l'ultima domanda. Davanti a una macchina che scegli tu, perché voglio farti un'ultima domanda, che è una curiosità che ho di fronte a una persona che ha fatto tanto e sta facendo tanto. Sono tutte persone che lavorano con te queste? Quelle di sopra? Sì. Tutti i nostri ragazzi. La età media è 32 anni, che questo è molto importante. Cioè, devi logicamente lavorare tanto per tenere motivato tutti questi ragazzi, però è importante, perché 32 anni vuol dire che sono tanti ragazzi con idee nuove. È importante per il futuro della Pagani. Qui stai. Questa è la prima. Questa è la tua prima macchina? Questa è stata una macchina interessante, perché è la Countach dell'Anniversary, che è un progetto che ho fatto in pochissimi tempi, cioè pochi mesi, e in un momento in cui la Countach ormai non si vendeva più, oppure si faceva fatica a vendere, e eravamo molto indietro col progetto della Diablo. Si pensava di fare 170 macchine, ne abbiamo venduto, mi sembra, 670, una cosa del genere. Perciò è stata una macchina che ha aiutato nel suo piccolo a tenere i posti di lavoro in quel momento, che era una cosa molto importante. E questa invece è la macchina che abbiamo presentato a Ginevra, la numero uno. Tu sei mai felice? Sono felice, sì, molto felice. Ma ti fermi mai a godere della felicità? Assolutamente, ogni minuto, sì. Io sono uno che osservo, non aspetto di vedere, sono uno che l'energia, e questo lo faccio da ragazzino, perché ci vuole tanta energia per fare questo. Perciò dosare l'energia e creare l'energia. Cioè, deve essere sostenibile la tua vita, no? Allora, se tu hai delle ambizioni, come io avevo fin da ragazzino, di creare, disegnare queste macchine, l'ambizione ce l'avevo a 12 anni. Credo che la macchina l'ho fatta nel 99, perciò ne avevo 44, ok? 44 anni. E se io aspettavo quel momento lì, sarei rimasto senza energia subito. Invece se tu ogni passo che fai sei contento, felice di aver fatto quel passo lì, hai l'energia per fare quello successivo. Capisci? Se invece sei lì che aspetti, se aspetti di diventare ricco per essere felice, non diventerai mai ricco e nemmeno felice.